L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti, una quartina della tarda mattinata, è una quartina davvero tanto introspettiva. Io penso a delle riflessioni profonde in merito a tutto ciò che sono i nostri ricordi, le pieghe dei nostri ricordi, il nostro passato, le difficoltà contingenti, le ferite per ciò che magari è andato male, i ricordi belli per ciò che è andato bene, e insomma tutta una serie di situazioni e valutazioni che faremo con accuratezza. Non tutti i sorrisi accesi sono sinceri, quelle ferite aperte non sono più infette come accadeva avantieri. Maltrattate gli adulti se lo preferite, ma quantomeno date ascolto ai bambini, non ti porteranno lontano, e tu subito l'atteggiamento dei ballerini, molto provocatorio, come spesso accade, spigoloso il finale, che spesso vuol dire anche a sorpresa, quindi sia per quello che noi pensiamo, anche per quello che magari ci può capitare in futuro in prospettiva. Nulla, io penso che ci sono dei sorrisi accesi, sorrisi anche belli, lavoro di quei denti splendenti e quant'altro, per l'amor di Dio, però spesso e volentieri non sono sorrisi sinceri, sono sorrisi di circostanza, sono sorrisi sibillini, è un po' come diciamo compiacenti, ma sicuramente frivoli, sibillini e quindi tendenzialmente anche luciferini. Le ferite aperte con il tempo tendenzialmente potrebbero infettarsi. E quando poi le curi adeguatamente non c'è l'infezione. Rischiano di non chiudere, scusatemi, del tutto, ma siamo a buon punto, si è a buon punto quando si soffre per comportamenti non leciti a livello familiare, lavorativo, a livello soprattutto amoroso e quant'altro, ma ripeto, tutto risolvibile con un bel lavoro interiore di prospettiva. Cosa accade? Che tendenzialmente penso che si possono anche maltrattare le persone adulte, si possono avere dei disguidi, bisticci vari, ma attenzione signori miei, date ascolto ai bambini, date ascolto ai giovani, ai ragazzi, perché loro sono il futuro, la prospettiva e quant'altro, e probabilmente qualche insegnamento ce lo possono dare anche loro. E sicuramente sono meno contaminati di noi, questo è importante da questo punto di vista. Poi sicuramente, dicevo, non ti porteranno lontano questi atteggiamenti che sono subdoli, diciamo anche da incosciente, ma anche abbastanza lascivi, sibillini, luciferini, saccenti, da ipocrita e tremendamente ballerini. Io credo che poi le verità a lungo termine vengono sempre fuori. Artista esistenzialista, buonasera a tutti.